Eccoci qui, facciamo l'ultimo scartalibro della sessione estiva. A Roma fa caldino, spero domani, anzi stasera, di partire. Allora, vediamo un attimo questo super pacco. Qui gli ho già dato una tagliata. E dentro c'è un bel librotto. Io questo so cos'è perché vedendo la lista degli ordini, questo è l'ultimo. Quindi, tra l'altro, è arrivato 24 luglio. Ha soggiornato un po' nel mio terrazzino. Ed eccolo qua. Vediamo un po'. Questo è il consiglio di un mio caro amico. Pacchettello. Librone, eh? Attenzione. José Luis San Pedro, la vecchia sirena. Ha ulteriormente impacchettados. Vediamo se con garbo riusciamo ad aprirlo senza intervento meccanico. So perché sto cantando questa canzoncina, sarà caldo che mi sta dalla testa, sicuramente, perché sono un po' più di là che di qua. Romanzo. In questo romanzo l'Egitto del III secolo è un mondo simile al nostro, un'epoca in cui gli dèi forse non sono morti del tutto, ma sono tanto lontani che spetta all'uomo il compito di reinventarli a sua somiglianza. Il paese. In Italia non è molto conosciuto questo José Luis San Pedro, almeno io non lo conosco. Vediamo un po' com'è l'impaginazione. Traduzione di Roberta Bovaia. José San Pedro, la vecchia sirena, Glauca, stella della sera. Ringraziamenti. La schiava, 257 dollari. L'eternità innamorata delle opere del tempo, William Blake. Ci richiamo il mitico William Blake. Allora, il mio amico mi ha detto che è scritto in modo sublime. E quindi, sai che c'è? Vediamo. Comunque, certo, proprio un bel tometto. Bel tomo, eh? Bel tomo. L'immaginazione però è graziosa, anzi, direi perfetta. Quindi non è. Non sarebbe una difficoltà, più che altro
Vediamo un po', stiamo parlando di 565 pagine. Ah, pure qualche cartina particolare. È un romanzo. Vediamo. José Luis San Pedro è nato a Barcellona nel 1917 e vive attualmente a Madrid. Già docente universitario di economia e senatore, membro dell'Accademia Reale Spagnola, è soprattutto un notissimo romanziere. Con Il sorriso etrusco, pubblicato in Italia nel 1997, ha conosciuto il successo internazionale. Tra le altre opere, queste qui, Congresso in Stoccolma e via dicendo. La vecchia sirena ha venduto in Spagna 150.000 copie. Autore spagnolo, molto conosciuto, ma qui. Ah, copertina. Nascita di Venere. Terra degli dèi. Interessante, vedremo, vedremo se sarò in grado di bearmi di questa scrittura. Eccolo qua. José Luis San Pedro, la vecchia sirena. E con questo chiudiamo questo primo ciclo di Scartalibro 2020. Almeno, primo ciclo preestivo. Preestivo. Buon agosto a tutti. Gracias.